la parola al capogruppo di SEL in consiglio, consigliere Igor Taruffi. Ma io cercavo di stare nei 7 minuti che mi sono stati assegnati, molto rapidamente vado su alcuni passaggi chiave, che secondo noi sono passaggi chiave. Allora, innanzitutto la mia presenza qua oggi, evidentemente ci sono temi sui quali, al di là della appartenenza, diciamo, alla maggioranza, all'opposizione, ci sono temi che evidentemente ci accomunano dal punto di vista della sensibilità, dal punto di vista dell'approccio e anche dal punto di vista della valutazione di queste opere, di questi provvedimenti, tant'è che in commissione io stesso ho presentato emendamenti per ad esempio stralciare il finanziamento per quanto riguarda il tipo MUV, per chiedere che TIPER esca, quantomeno che la regione chieda, insomma, per promuovere l'uscita di TIPER dalla Marconi Express. Sono emendamenti che abbiamo votato, le forze politiche che sono qui hanno sostenuto e che però sono state respinte perché evidentemente insomma, chi in commissione come in aula ha dei numeri per essere maggioranza li ha respinti, cioè il Partito Democratico. Ovviamente io penso, e lo dico francamente, che fare parte di una maggioranza, ovviamente parlo per quanto riguarda il nostro gruppo, fare parte di una maggioranza e di una coalizione non significhi chiaramente essere d'accordo su tutto, perché altrimenti non si spiegherebbero le ragioni di due partiti, ma si confluirebbe tutti nello stesso. E chiaramente ci sono punti sui quali, come Sinistra Ecologia e Libertà, non siamo d'accordo e non rivendichiamo quindi tutta la possibilità e la necessità di rivendicare questa nostra contrarietà, cercando di intervenire per migliorare quelli che secondo noi sono aspetti critici, e in questo lo facciamo con chi condivide queste critiche, queste osservazioni, questo approccio, e quindi anche ovviamente non solo l'Alta Emilia Romagna, la cui presenza in Consiglio regionale, lo dico sempre, l'ho detto dal primo giorno, per me è un valore aggiunto, non fa altro perché il consigliere Daniel Leva è sicuramente un consigliere che può dare un contributo molto significativo in tante materie, a partire da quella forse più importante di tutte, che è il lavoro, e anche con il Movimento 5 Stelle, con il quale non a caso in alcune circostanze, anche se la consigliera Gibertoni non sempre lo riconosce, però abbiamo votato insieme, abbiamo lavorato insieme. Questo lo dico appunto per chiarire anche meglio le cose che dirò dopo. Ovviamente sul bilancio che domani andremo ad approvare, e sto sui temi generici, siamo già arrivati sui minuti, no? Sto sui temi generici proprio perché, generali, perché poi sullo specifico ovviamente purtroppo non ho il tempo di entrare, però due cose le voglio dire in modo molto chiaro. Domani si approva un bilancio, il bilancio ovviamente va visto nel suo insieme, ci sono aspetti positivi, altri decisamente positivi, altri sicuramente meno positivi. Quello, il capitolo relativo alle infrastrutture, è tra i capitoli non positivi, lo abbiamo detto sempre, lo abbiamo detto in commissione, lo ribadiamo qui. Quando si è votato in commissione articolo per articolo i capitoli relativi al finanziamento ad esempio del People Mover come della Cispadana, noi li abbiamo votati, il gruppo SEL e anche le altre forze che sono qui presenti, ovviamente sono due cose che sono agli atti, quindi non è che sto dicendo nulla di nuovo, e domani faremo su quei capitoli altrettanto. Io penso, l'ho già detto chi mi ha preceduto, io l'ho detto in commissione, l'ho detto in aula e lo ritiro domani, chiaramente il piano regionale dei trasporti doveva precedere, diciamo, la redazione di un nuovo piano regionale dei trasporti doveva anticipare la decisione rispetto alla prosecuzione di alcune opere che però vengono da molto lontano. Questo è un altro problema che ci dobbiamo dire, la realizzazione delle opere in Italia purtroppo nel bene o nel male prende degli anni che sono... Cioè, nel senso, decidere se si fa un'opera non si può trascinare per 10-15 anni, questo lo dico in modo molto chiaro. Detto questo, come dicevo, il piano regionale dei trasporti e una seria legge contro il consumo di suolo non possono non essere tenute insieme nella discussione, perché chiaramente
l'ho detto già una volta con una battuta all'assessore Donini, parlando anche solo del passante nord, chiedevo, visto che il passante nord occuperà 700 ettari più, diciamo, c'è la fascia di protezione che si arriva a circa 1500, chiedevo all'assessore Donini di indicare i quartieri di Bologna che intendeva abbattere per recuperare il saldo zero degli ettari consumati. Ovviamente lo dicevo battuta, ma fino a un certo punto, perché invece credo che le cose debbano stare insieme, e su questi punti noi ci muoveremo così, cioè con massima trasparenza e massima libertà, cercando con chi condivide questa battaglia di lavorare insieme e costruire in Consiglio regionale una diciamo così, una forza anche superiore a quella che numericamente rappresentiamo, perché purtroppo i dati di realtà sono questi: il gruppo di SEL è composto da due consiglieri, l'altro in Emilia Romagna c'è un consigliere, il Movimento 5 Stelle sono cinque, questi sono i numeri. E quindi per cercare, ciascuno di noi da solo non può spostare, diciamo, il rapporto di forza in modo decisivo, necessariamente bisogna costruire alleanze e sperare che anche dentro il Partito Democratico qualcosa da questo punto di vista si muova, possa muoversi. Chiudo, diciamo, questo mio veloce intervento con due aspetti ai quali però tengo molto. Sul bilancio, l'unico emendamento che è stato approvato, non presentato dalla Giunta, è stato presentato dal gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, e era relativo all'aumento dei finanziamenti, degli stanziamenti per la difesa del suolo e per la lotta, diciamo, al dissesto idrogeologico, ed è stato accolto, abbiamo spostato un po' di milioni su quel capitolo. Ora, sottolineo, l'unico emendamento presentato dai gruppi, approvato, non presentato dalla Giunta, e su questo dico una cosa molto chiara, è evidente, cioè voglio dire una cosa in modo molto, molto chiaro, è evidente che c'è una contrazione che non deriva da oggi, ma deriva da lontano, una contrazione per cui alla fine il bilancio, come altri provvedimenti che sono di competenza dell'Assemblea, sono in realtà predisposte dalla Giunta, vengono approvati automaticamente dall'Assemblea senza la possibilità di intervenire. Questo è un problema serio che sicuramente su quale bisognerà cercare di intervenire, perché è un po' come mettere il voto di fiducia alla Camera, tanto, cioè non si riesce mai a muovere nulla. E quindi il senso dell'Assemblea da questo punto di vista rischia di essere svuotato, ed è un problema di diciamo anche tenuta democratica, perché non riguarda solo il Parlamento, il processo decisionale, come si producono e come si arriva all'approvazione delle leggi, non riguarda solo ovviamente il Parlamento, ma riguarda anche l'Assemblea. Ovviamente, se voi guardate negli anni, anche nelle precedenti legislature, il numero di leggi approvate su iniziativa della Giunta e guardate il numero di leggi approvate su iniziativa del Consiglio, vedete che c'è una sproporzione netta a favore della Giunta. Su tutto questo ovviamente bisogna cercare di intervenire modificando anche questioni di metodo, e lo dico perché chiaramente la discussione che facciamo qua sulle opere, sul PRIT e su altre leggi importanti come quella del riordino istituzionale delle aree vaste, è evidente che se il Consiglio non riesce, non può, non ha, diciamo, la possibilità di intervenire, o comunque una possibilità ridotta per ragioni di tempo di intervenire, è chiaro che è un problema. Però, dicevo, l'emendamento c'è, siamo riusciti a spostare questa quota e siamo anche in grado, molto probabilmente, di presentare, magari unitamente anche ad altri gruppi, un ordine del giorno per impegnare l'Assemblea e la Giunta, a partire dal prossimo anno, a stanziare risorse, lo dico qui anche se non è immediatamente collegabile alle cose di cui stiamo discutendo, per finanziare una legge sul reddito minimo garantito. È un impegno che so in questa sala le forze politiche che sono qui anche in questo caso possono condividere, e io penso che se domani insieme al bilancio verrà approvato anche questo ordine del giorno, sarà poi il compito di ciascun gruppo e di ciascun consigliere dare il proprio contributo affinché questo ordine del giorno si trasformi in una legge nel corso dell'anno. Lo dico e concludo perché ovviamente nella posizione, diciamo, di chi sta in maggioranza, però vede tutti i limiti e anche le contraddizioni della maggioranza di cui fa parte, cercare
come dire, sponde per riuscire a spostare un pochino l'asse del governo della regione in una direzione anche diversa da quella che attualmente è stata ed è imboccata, credo che sia fondamentale, e sui temi concreti penso che questo sia possibile. Concludo davvero, il rapporto con l'Alta Emilia Romagna, e non lo dico per ragioni di invito e di ospitalità, per me e per noi questa consiglio regionale è davvero strategico, è davvero fondamentale, perché diciamo così, a sinistra forse è bene che si riescano a superare un pochino di divisioni, si cerchi di seminare un pochino per ricostruire, basandosi sui temi concreti, perché alla fine credo che siamo quelli che ci interessano più.